Buongiorno, sono Maria Laura Marinaccio. In questa sede esporrò il mio lavoro dal titolo Tre donne intorno al cuor mi sono venute. In questo lavoro mi occupo di tratteggiare un percorso a tre voci che dal cinema degli esordi, con l'analisi dell'opera di Elvira Notari, per passare alla regista Lina Wertmüller e finire a Margaret Mazzantini, mette in luce l'evoluzione nella scena culturale italiana nel segno del femminile. Tre voci dissonanti per scelte stilistiche e ideologiche, ma che ben esprimono ciascuna in relazione al proprio contesto socioculturale, il caleidoscopico e mutevole patrimonio culturale italiano al femminile. La cultura italiana deve molto al contributo delle donne che hanno operato in svariati campi, dalla letteratura al cinema, occupando spazi ritenuti ad esclusivo appannaggio maschile. Le tracce femminili, ed alcuni casi si tratta molto più di queste, individuabili nel patrimonio cinematografico fin dagli albori, sono profonde e durature ed estremamente significative per gli sviluppi successivi della settima arte. Sono tantissime le donne che a vario titolo hanno preso parte alla progettazione, alla creazione, alla scrittura filmica, dando vita ad un lavoro tenace, spesso scuro, perché volutamente adombrato. Il titolo del contributo, Tre donne intorno al cuor mi son venute, parafrasando il primo verso della celebre canzone dantesca, pur alterandone il significato, vuole essere da un lato un omaggio al sommo poeta, padre della lingua italiana e fondatore dell'idea stessa di italianità, dall'altro rappresenta un tributo alle donne ritenute nella letteratura italiana degli esordi come esseri supremi da idolatrare, senza voler ricalcare la logica stilnovistica che appartiene a un tempo irripetibile, riteniamo che sia doveroso riconoscere alle donne il giusto spazio all'interno dell'universo culturale come fautrici della crescita e dello sviluppo del paese. Partiamo pertanto dal focus del mio intervento, che è proprio come fulcro la figura di Elvira Notari. Elvira Coda Notari ha ricoperto nella cinematografia nazionale ed internazionale un ruolo molto importante, anche se questo ruolo è stato ammantato di oblio, ad eccezione per la grande rassegna del cinema napoletano tenutosi alla fine del Novecento al Centro Pompidou di Parigi, annoverando a fianco al nome appunto di Elvira Notari il nome addirittura di Totò ed Edoardo, quindi due grandi colonne del teatro e del cinema. Elvira Coda, originaria di Salerno, ha frequentato la scuola normale femminile e poi si è trasferita a Napoli con la famiglia, lavorando come modista, e lì ha conosciuto il futuro marito Nicola Notari, pittore e fotografo che ha aiutato nella colorazione delle foto e poi dei primi brevissimi film muti che cominciavano a circolare a Napoli, le filmine, come venivano chiamati i film. La parola appunto era declinata al femminile per il riferimento allo strumento, cioè la membrana della pellicola su cui venivano impresse le immagini. Per questo motivo è frequente l'utilizzo dell'espressione la film o persino la filma. Nel 1909, con il marito apre un laboratorio di stampa, titolatura e coloritura delle pellicole, la Dora Film per l'appunto, dal nome della sua seconda figlia. E diventa un'impresa familiare a tutti gli effetti, in cui lavorano e vengono impiegati anche i figli, tra cui Edoardo, il celebre gennariello, primo attore di tutti i suoi film. In poco tempo la Dora Film si trasformò in una casa di produzione cinematografica, diventando insieme alla Lombardo Film e alla Partenope Film una tra le più importanti case di produzione di Napoli. E la città di Napoli divenne la seconda capitale italiana dopo Torino, tra le più importanti in Europa per la cinematografia. Dall'avvento del fascismo, ma in realtà non esclusivamente ad opera di esso, purtroppo le cose cambiano e l'astro di Elvira Notari comincia ad affievolirsi inesorabilmente.
e viene relegata nel dimenticatoio. Soltanto di recente abbiamo detto, sia alla fine del Novecento e comunque negli ultimi 30 anni si è registrato un rinnovato interesse intorno alla sua opera. Per approfondire e comprendere appieno il lavoro della prima filmmaker italiana, autrice di circa 60 lungometraggi e di oltre un centinaio tra cortometraggi e documentari, di cui purtroppo sono sopravvissuti soltanto 3 lungometraggi, A Santa Notte, Piccirella e Fantasie Esordato, bisogna scavare fino alle radici di quella che può definirsi una vera e propria damnatio memoriae. Ma va chiarito che non ha colpito soltanto il lavoro della Notari, purtroppo, ma è stato un fenomeno diffuso a tutto il cinema muto. Così come ci spiega Brunetta nella sua Storia del cinema. La conseguenza di un tale atteggiamento fu che il cinema muto italiano, è praticamente scomparso dalla memoria storica e ne sopravvive purtroppo soltanto un esiguo 5%. I motivi sono da rintracciare nei gusti dei distributori che selezionarono, secondo il proprio gradimento, i film da diffondere. E nel caso italiano furono privilegiati i grandi film di epopee, in altre parole, i colossal. Così i film fuori da questa logica, come quelli della Notari, appunto scomparvero del tutto. Il cinema della Notari era in vistosa contrapposizione con i canoni estetici che si andavano definendo. Il suo era un cinema di rottura, era scomodo, che raccontava senza inganno, privo di infingimenti e che in definitiva segnava una frattura tanto profonda con il processo di nazionalizzazione e standardizzazione allora avviato, non soltanto attraverso il cinema dalle classi egemoni che non riuscì a sopravvivere. A questo processo si affiancò quello di italianizzazione promosso dal fascismo, che nel tentativo di veicolare l'immagine di un'Italia forte e unita spazzò via ogni forza centripeta che potesse essere ostativa alla realizzazione del progetto. Furono gli anni in cui il cinema della Dora Film emigrò in America, assolvendo alla funzione di sostegno morale agli immigrati meridionali che trovavano conforto e diletto nel rivedere sul grande schermo quelle immagini che li ricongiungevano idealmente e umanamente al paese d'origine. Creando un ponte tra vecchio e nuovo continente, la Notari riuscì in una delle imprese pedagogicamente più rilevanti, che ne tributò un indiscusso successo presso masse considerevoli di persone che affollavano continuamente le sale cinematografiche. Il verismo dei suoi film è caratterizzato dal racconto essenzialmente di storie di donne filmate dal vero, le cui azioni si stagliano sulle vedute cittadine di una Napoli pittoresca, pullulante di vita, di passioni e di corporeità. La scelta di trame familiari, al cui centro troviamo figure femminili di straordinaria forza, costituiscono il suo tratto distintivo, così come quello dell'invernizio, dai cui romanzi trasse, soggetti per i suoi film. La Notari va analizzata, inquadrata alla luce del contesto di cui è figlia, perché non se ne comprende appieno il valore e la forza dirompente della sua azione se si effettua soltanto un'analisi critica dei suoi film, che certamente va chiarito, non costituiscono pietre miliari nella cinematografia mondiale, né tantomeno apportano un'innovazione del linguaggio filmico, ma sono l'espressione di una personalità complessa, poliedrica e multisfaccettata, in grado di dare vita a un film curandolo in tutte le sue fasi, dalla scrittura alla produzione. La Notari non si limitava soltanto alla direzione, ma concepiva il film dallo stadio embrionale, alimentandolo e nutrendolo fino a vederlo nascere. Lei è la rappresentazione dell'universo femminile nel cinema ed è il primo esempio di donna Faber che si è faticosamente ritagliata uno spazio in contrapposizione alla centenaria tradizione che voleva l'uomo fautore del proprio destino. Apparteneva ad un sistema matriarcale che, al contrario di quanto si possa pensare, è caratteristico dei ceti più bassi dell'area napoletana e dell'industria filmica.
Era il cuore della casa di famiglia, della casa di produzione. Senza la sua approvazione nulla aveva un senso e dalla sua guida tutti dipendevano. Passiamo ora all'esame di un'altra figura di spicco della cinematografia italiana, che è Lina Wertmüller. È stata la prima donna candidata al premio Oscar e vincitrice di quello alla carriera nel 2020, ritenuta anche lei una pioniera del genere, pur incontrando non poche riserve dalla critica nazionale, la sua carriera è cominciata molto presto come aiuto regista e attrice per Federico Fellini nelle celebri pellicole La dolce vita e 8 e mezzo, fino al debutto nel 63 con I Basilischi. Sono seguite poi pellicole piuttosto commerciali ed infine approdiamo alle pellicole che più la contraddistinguono nella sua cifra stilistica, che sono Mimì Metallurgico, Ferito nell'onore, che segna il ritorno alla regia insieme a Fil d'amore ed anarchia, Tutto a posto, niente in ordine, e Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, pellicole che la resero nota oltreoceano, celebrata da pubblico e critica. Questi sono gli anni d'oro in cui si definisce proprio la sua cifra stilistica, che culmina con Pasqualino Sette Bellezze nel 75, che ottenne la candidatura all'Oscar. Ma per comprendere il valore e la portata innovativa della sua opera, bisogna risalire a quando da giovanissima esordì, collaborò con Maria Signorelli nel teatro di figura. Si tratta di un passaggio determinante nella sua esperienza culturale che le conferisce una unicità narrativa rintracciabile in tutte le sue opere e che inducono ad una analisi intermediale, ovvero ad analizzare le sue opere alla luce della connessione con un'altra forma artistica che è appunto quella del teatro di figura. Questo aspetto del suo percorso formativo è stato poco indagato ed è in parte all'origine della mancata comprensione della critica nazionale, che non ha attribuito alla regista il giusto valore. Così come sostiene Federico Pacchioni nel suo saggio Volgarità e Grazia, il cinema di figura di Lina Wertmüller. Da Mimì fino a Gennarino, per passare a Tonin, che sono i personaggi maschili di spicco di questi film citati, notiamo un iperrealismo straripante che li spinge ad agire come in preda ad una forza superiore, mossi da un burattinaio che li guida all'interno e li trascina nel basso della stessa natura. Sono dominati dai loro istinti primordiali. I personaggi dell'epopea della Wertmüller compiono un viaggio interiore che da una situazione di instabilità e frantumazione del sé e del plot narrativo pervengono all'unità che si realizza e si completa nell'arco della durata filmica, passando per forti caratterizzazioni sul piano mimico mediante il trucco e sul piano linguistico con l'utilizzo di parlate regionali e sul piano fisico con la esasperazione della corporeità e della gestualità, si ritorna piano piano a una situazione di equilibrio, che non è la situazione iniziale di quiete, ma una condizione in cui tutto è irrimediabilmente cambiato. I personaggi Mimì, Gennarino e Tunin, nella sintesi tra ironia e dramma del grottesco, ricalcano gli stilemi della commedia degli Zanni, il cui diretto discendente è Arlecchino, che incarna l'esemplare storico dell'uomo qualunque, colui che, sfruttando l'ordine stabilito, riesce a ribaltarlo sempre alla ricerca di espedienti ed escamotage. La Wertmüller disegna la maschera di Arlecchino in chiave moderna e ne sviluppa ulteriormente i caratteri, non per fissare degli stereotipi, ma per rivelare la capacità tutta italiana di resistere alle turbulenze sociopolitiche del dopoguerra e scardinare preconcetti e pregiudizi. La colombina che di volta in volta affianca il neo Arlecchino è la vera anima dell'intreccio, orchestra, architetta e pianifica, un modello di donna forte e volitiva che, pur cedendo lo scettro del comando,
all'uomo, tira le fila e orienta le scelte. I protagonisti si muovono come in un carnevale perenne in cui tutto è lecito, il rovesciamento degli equilibri e dei rapporti di potere sono avvertiti come la naturale evoluzione della mutevolezza e della liquidità di una società che la Wertmüller è riuscita a svelare prima di tutti. Infine, concludiamo questa carrellata con una focus sulla Mazzantini. Quando si pensa al mondo che si cela dietro la macchina da presa, si fa immediato riferimento al regista, che è appunto il Deus ex machina, mentre in realtà ci sono una molteplicità di figure che vanno prese in considerazione, e sicuramente tra queste c'è quella dello sceneggiatore. Lo sceneggiatore ha un ruolo di primo piano in questa complessa, in questa complessa macchina, perché, come spiega lo studioso e critico Johnny Canova, lo sceneggiatore è uno scrittore di tipo molto particolare. Prima di tutto è un romanziere che deve saper pensare visivamente, deve saper narrare per immagini, che possiede cioè delle competenze aggiuntive che traslano la sua operazione di scrittura solipsistica ad una dimensione di condivisione e partecipazione. Nella storia del cinema, le donne che hanno lavorato in tal senso sono innumerevoli e questo connubio si è rinsaldato sempre di più, ed oggi appunto una voce autorevole è proprio quella di Margaret Mazzantini, scrittrice di successo pluripremiata, i cui romanzi sono stati tradotti in ben 35 lingue. La Mazzantini, nota essenzialmente come scrittrice, vanta un passato di attrice di cinema, cominciato con il diploma all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, e poi proseguito con appunto l'esperienza della scrittura. Tra le sue opere, sicuramente quella più affine all'indagine fin qui condotta è Non ti muovere. In esso troviamo le caratteristiche del genere melodrammatico, caro alla pioniera del cinema Elvira Notari, e vi è la rappresentazione più tragica della donna contemporanea che, pur in possesso di tutti gli strumenti sociali e culturali della modernità, fatica ad emanciparsi dall'uomo, che diventa appunto il cui protagonista, Timoteo, marito, padre, amante, assume appunto un ruolo totalizzante ed accentratore. Le vite di tre donne, si intrecciano, si rincorrono e si scontrano nel segno del maschile che plasma le loro vite, le ammalia fino a far perdere il baricentro della loro identità. Le protagoniste raccontate nella pellicola sono donne schermo, ciascuna è la copertura dell'altra, disposta a tenere in vita quell'amore malato fino alle estreme conseguenze. Con la Mazzantini abbandoniamo la dimensione politico-sociale della Wertmüller, in cui la coppia agiva in un contesto storico ben preciso e si rendeva portatrice di un messaggio. Qui la dimensione sociale è annientata, il dramma si fa intimista, investe unicamente la coppia, il nucleo familiare, come rinchiuso in una bolla di omertà e silenzio a cui nessuno può avere accesso. L'operazione condotta dal sodalizio Mazzantini-Castellitto ha come risultato una degna trasposizione dal romanzo al film, perché non lo stravolge, non lo reinventa, ma ne rispetta ritmi e tempi, riuscendo nell'arduo compito di rimanere fedele a se stesso, se non addirittura a sublimarlo. Da un punto di vista dell'approccio comparatistico tra letteratura e cinema, è molto importante analizzare queste re relazioni esistenti tra copione e romanzo, ad esempio, perché il copione costituisce il ponte tra la parola scritta del romanzo e il linguaggio verbale visivo del cinema, e con questa pellicola la Trade Union è perfettamente compiuta. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo scusa in anticipo per qualche minuto sottratto agli altri relatori. Vi ringrazio.